erano dati Gesù e Maria. Stiamo celebrando una bellissima messa votiva in nome della Madonna che si chiama Maria Vergine, Madre Maestra Spirituale. Abbiamo sentito una lezione proprio di spiritualità dall'Apostolo San Paolo e la prima lettura, le letture sono quelle della messa del giorno della 22ª settimana dell'anno. Bellissima lezione. San Paolo ci ricorda che lo Spirito Santo è il segreto della vita dei figli di Dio e che però dobbiamo imparare a metterci in ascolto dello Spirito Santo che ci parla nel cuore e non di quello che San Paolo chiama lo spirito del mondo oppure semplicemente lo spirito di quello che lui chiama l'uomo naturale. Allora, essere persone spirituali, la Madonna è maestra di vita spirituale, non significa essere persone che stanno fuori dal mondo, che fanno cose strane, che volano come la terra, che stanno con la testa per aria, che stanno sempre un po' sul mistico, non si fidano a nessuno, stanno distanti, stanno in un mondo loro, assolutamente, ma è quella capacità di dialogare, imparare a dialogare nel proprio cuore con il Signore, perché è lì che ci parla e ci parla non come parla la mentalità comune, così fanno tutti, e né come parla la mentalità dell'uomo, San Paolo lo chiama naturale, cioè dell'uomo terra terra, dell'uomo vicino, cioè l'uomo della strada, l'uomo vicino. Come ragiona? Quello che mi piace e quello che non mi piace, quello che mi conviene e quello che non mi conviene, quello che mi fa comodo e quello che non mi fa comodo, d'accordo? Il mondo ragiona soltanto sulla base dei suoi idoli, soprattutto i soldi, ma anche il successo e il sesso, insomma, sono abbastanza ben quotati. E lo Spirito Santo come ragiona? Ecco, ti insegna quello che è il vero bene, quello che Dio vuole per te e da te, che non sempre è quello che è immediato o più facile o più semplice, nelle volte è un po' più impegnativo, un po' più elevato, no? Quindi come faccio a imparare ad ascoltare la voce dello Spirito Santo? Uno che impara a fare un po' di santo silenzio. Voi sapete, io sono stato nei giorni scorsi in pellegrinaggio a Međugorje. Međugorje, sapete, non è ancora apparizione riconosciuta dalla Chiesa, quindi bisogna essere sempre molto molto cauti, anche se adesso il Papa ci ha mandato un vescovo, l'ho visto lì ad hoc, a, come dire, a vigilare bene, a controllare, a prendere un pochino in mano la situazione, no? In uno degli ultimi messaggi la Madonna prende uso condizionale, ha detto queste bellissime parole, che anche se non fosse la Madonna io lo faccio comunque miei, ha detto questo, ha detto: parlate di meno, avete sentito? E pregate di più. Parlate di meno e pregate di più, perché se io prego e imparo a fare silenzio, piano piano l'ascolterò la voce dello Spirito Santo. Se io chiacchiero, tiro fuori soltanto me stesso e a volte il peggio di me stesso. Hai sentito la bellissima omelia che ha fatto abbastanza a giro di tutti i giornali che ha fatto il Papa ieri? Quando ci stanno troppe chiacchiere, cosa bisogna fare dinanzi a tante chiacchiere? Silenzio e preghiera. Anche qui stiamo vivendo un nuovo periodo un pochino di chiacchiere, no? Silenzio, questo fa l'uomo spirituale, cioè non si mette a livello a fare polemiche, discussioni, pitch and blog, lascia perdere, non scende, capito? Per fare questo voi capite che ci vuole una certa struttura, perché tu vedi una cosa ingiusta, ti accusano di una cosa che non è vera, l'uomo naturale dice: ma faccio la rivoluzione, come faccio vedere io, non mi difendo, mo ti contrattacco, mo faccio uccidere il figliolo. È umano questo qui, ma noi non siamo umani, cioè siamo umani ma siamo figli di Dio, dobbiamo elevare la nostra vita. È più faticoso reagire in maniera santa, capito? Se no saremmo tutti santi, ecco, però imparare ad ascoltare la voce dello Spirito, quindi avere una vita spirituale buona, quindi bella, significa esattamente questo: uscire dalle logiche, diciamo così, della reattività comune, ordinaria, e cominciare a pensare come pensa l'Altissimo, capite? Quindi quando qualcuno entra in certe dinamiche, silenzio e preghiera. La Madonna è invocata come la Vergine del silenzio, no? Io, quando noi ci immaginiamo, non so come lo immaginate la Madonna, io non immagino la Madonna come una persona schiva, che stava sempre sulle sue, stava sempre... Cioè, la Madonna aveva una vita interiore sicuramente intensissima, stava a stretto contatto con il Signore, sta in mezzo alle persone. Io penso che fosse una persona
affabilissima, dolcissima, gradevolissima, certo una chiacchierona. Quindi diceva le cose opportune, le cose belle, le cose buone, altrimenti non faceva, capite? Dobbiamo tutti quanti un po' imparare, questo che c'è questa messa che era comune, ma maestra e madre spirituale, capite? Cioè, vorrei che ci insegna come si può vivere una vita bellissima, perché la vita spirituale rende la vita umana molto più bella. Stare a contatto con una persona spirituale è bellissimo. Una persona spirituale non è una persona affabile, socievole, sorridente, gentile, garbata, che ti aiuta, ben disposta, ecco, ma sa osservare sempre la misura opportuna in tutte le cose, proprio perché è piena di Dio. E Dio, sapete che l'ordine e l'equilibrio sono due caratteristiche che sono presenti in maniera assoluta. Anche l'autorevolezza che Gesù aveva, Gesù diceva al diavolo, zitto e fuori. Il diavolo subito zitto e fuori, non solo perché Gesù era Dio, non solo per questo, ma perché la sua umanità era completamente intrisa nello Spirito di Dio. Per cui quando il diavolo si trova dinanzi allo Spirito di Dio, piglia e scappa. E si dice, ma come mai questo apre bocca e il diavolo gli dice, bravo, fate questa bella domanda, come mai? Vedrai che il diavolo vi dirà pure a te, se ti riempi di Spirito Santo, quando gli era qualche tentazione, qualche cosa, dice che poi tu, fuori, via, e scappa a gambe levate. Se impariamo però ad essere molto pieni dello Spirito Santo, quindi la preghiera, la vita interiore, per chi vuole diventare così, è fondamentale, perché ci insegna a distaccarci dalla vita, diciamo così, naturale, comune, mondana, in cui siamo del resto immersi, e a stare in costante ascolto di quello che è la parola e la volontà di Dio, così possiamo fare la nostra e metterla in pratica. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.